nuova, vuole rompere con la tradizione fusivara, pur rompendola non abbandona determinati schemi, alcuni piccoli dettagli e lo studio appunto del particolare senza mai abbandonare il concetto di sartorialità italiana. Questo nasceva come marchio orientale che mescolava l'esperienza orientale con l'esperienza italiana. Credo che adesso la collezione abbia voglia di essere un pochino più, forse più italiana. Okay. E la proprietà ha dato in mano a me l'organizzazione di visiva dell'immagine del marchio con un nuovo twist che spero di avere reso. L'ispirazione parte da un film del 2000 che è Cruel Intentions, l'uomo che mi piacerebbe vestire è Ryan Phillip, l'attore Ryan Phillip che interpretava il mondo. Ragazzo bello, aitante, anche un carattere terribile con parecchi lati di ombre, che però poi ha una catarsi e grazie all'amore si diventa veramente un principe, ecco. È un uomo, spero, molto contemporaneo, che ha una bella linea, o meglio, è la mia bella linea. Secondo me un uomo deve riuscire a valorizzare il proprio aspetto fisico senza sovraccaricarlo. Io le chiamo segmentali da stilista, perché ogni tanto noi sovrapponiamo, aggiungiamo, tagliamo e poi dici ma chi se lo mette? Ok. Ecco, spero di aver reso qualcosa di bello per me e spero anche per gli altri, portabile, usabile, con anche però un lato un po' più sexy. È un uomo sensuale. Secondo te qual è il capo che non dovrebbe mai mancare nell'armadio di un uomo? Il giubbotto di pelle nero. Ok. E la camicia bianca. Giustamente. Per me è il massimo, la camicia bianca e il giubbotto. Quindi questo tocco elegante con un po' di sportivo, sì, di cattivo. Okay. Un po' di cattiveria, il giubbotto di pelle ti porta... Di aggressività. Ecco, ti porta un motociclista, un biker che se ne frega di tutto e di tutti. Però se si mette sotto la camicia significa che è anche in grado di sapersi muovere all'interno anche di differenti modi. E il mio uomo dovrebbe essere l'uomo capace di vivere nel mondo sportivo, nel mondo anche classico, nel mondo contemporaneo, molto fashion oriented, e anche un mondo un po' office, perché dipende come va interpretato il mondo formale. Se lavori con delle forme giuste, con delle vestibilità corrette, anche una banale giacca, un banale paio di pantaloni si può trasformare in qualcosa che aiuti la figura. Ecco, spero che i miei capi non avviliscano la figura, piuttosto la facciano venire fuori. Faccio anche un discorso psicologico in questo. Credo che l'autostima di una persona venga anche aiutata con un abito. Può essere una corazza, ma può essere anche lo specchio di un'anima, l'occhio con cui ti mostri. È un tutto questo messo insieme. Credo di esserci riuscito. Tu da italiano, specifichiamo, sì, anche siciliano, palermitano, sì. Quale pensi che sia effettivamente la carta vincente del Made in Italy? Il buon gusto, per troppo tempo tralasciato da un concetto di coolness che posso anche capire, ma che non mi coincide mai con il bello. Okay. E il concetto del bello manca. Ci siamo abituati al brutto, io credo che invece ci si debba avvicinare al bello. Il brutto lo si dipinge come strano e quindi come nuovamente interessante. Come alternativo. Alternativo, ma non è detto che l'alternativo sia sempre bello. E non è detto che l'alternativo sia sempre uguale, sia sempre interessante, perché l'alternativo adesso mi sembra la norma, mi sembra assolutamente la cosa più ripetitiva. La ragione per cui ho scelto per il mio look un modello sfacciatamente bello, che abbia una sensualità che nasce dalla giovinezza, dalla prestanza fisica,
dalla salute. Io ho voglia di gente che stia bene.